tutti gli anni. E allora siete pronti, bambini? Oh, benissimo, allora ci sediamo qua perché vogliamo raccontare questa storia, questa bellissima fiaba. Coraggio, venite, venite. Allora, dunque, tu Tommy ti metti qua, tu Filippo ti metti da questa parte, perfetto. Sara un po' più in qua, i cuscini sono pronti. Siete tutti attenti? Ok. Speriamo che lo siano anche loro, eh. Tutti i giorni, finita la scuola, i bambini andavano a giocare nel giardino del gigante. Era un giardino grande e bello, coperto di tenera erbetta verde. Qua là sull'erbetta spiccavano fiori simili a stelle. In primavera i 12 peschi si ricoprivano di fiori rosa perlacei e in autunno davano i frutti. Un giorno il gigante ritornò. Al suo arrivo vide i bambini che giocavano nel giardino. «Che fate voi qui?» esclamò con voce burbera e i bambini scapparono. «Il giardino è solo mio!» disse il gigante. «Lo sappiano tutti! Nessuno all'infuori di me può giocare qui dentro!» Costruì un alto muro tutto intorno e vi affisse un avviso. Gli intrusi saranno puniti. Era un gigante molto, ma molto egoista. I poveri bambini non sapevano più dove giocare. E finita la scuola, giravano attorno all'alto muro e parlavano del bel giardino. Ah, come eravamo felici, dicevano tra di loro. Poi venne la primavera e dovunque nella campagna v'erano fiori e uccellini. Soltanto nel giardino del gigante regnava ancora l'inverno, era ricoperto di neve, ghiaccio e tempestato di grandine. La primavera non venne mai e nemmeno l'estate. L'autunno diede frutti d'oro a tutti i giardini, ma nemmeno uno a quello del gigante. Laggiù, laggiù era sempre inverno. Una mattina, invece, il gigante udì dal suo letto una dolce musica. Era solo un merlo che cantava, ma da tanto tempo non udiva un uccellino cantare nel suo giardino, che gli parve la musica più bella del mondo. «Credo che finalmente la primavera sia venuta», disse il gigante, balzò dal letto e guardò fuori dalla finestra. E che vide? Ah, una visione meravigliosa. I fanciulli erano entrati attraverso un'apertura del muro e sedevano sui rami degli alberi. Su ogni albero che il gigante poteva vedere c'era un bambino. Gli alberi, felici di riavere i fanciulli, s'erano ricoperti di splendidi fiori. Gli uccellini svolazzavano intorno cinguettando felici, ma solo in un angolo regnava ancora l'inverno. Era l'angolo più remoto del giardino e vi stava un bambinetto. Era tanto piccolo che non riusciva a raggiungere il ramo dell'albero e vi girava intorno piangendo. Ah, il povero albero era ancora coperto dal gelo e dalla neve e sopra di esso il vento del nord fischiava. A quella vista il cuore del gigante si intenerì. «Ah, come sono stato egoista», disse. Scese adagio le scale, aprì la porta d'ingresso, ma quando i bambini lo videro si spaventarono tanto che scapparono e nel giardino regnò di nuovo l'inverno. Soltanto il bambinetto non scappò. Il gigante giunse di soppiato dietro di lui, lo prese delicatamente nella sua mano e lo mise sull'albero. E l'albero fiorì. Gli uccellini vennero a cantare e il bambino allungò le braccia, si avvicinò al collo del gigante e lo baciò. Non appena gli altri bambini videro che il gigante non era più cattivo, ritornarono di corsa e con essi venne la primavera.
«Ora questo è il vostro giardino, bambini», disse il gigante, e presa una grande ascia, abbatté il muro. Ogni pomeriggio, finita la scuola, i bambini venivano a giocare con il gigante. Ma il bambinetto che il gigante prediligeva non si vide più. Gli anni passarono e il gigante divenne vecchio e debole. Sedeva in una grande poltrona e osservava i bambini mentre giocavano e ammirava il suo giardino. Una mattina d'inverno, mentre si vestiva, guardò fuori dalla finestra. Ad un tratto si fregò gli occhi sorpreso e si mise a guardare intensamente. Nell'angolo più remoto del giardino v'era un albero interamente ricoperto di fiori bianchi. Dai rami d'oro pendevano frutti d'argento e sotto di essi stava il bambinetto che egli aveva amato. Il gigante scese di corsa e, tutto acceso di gioia, uscì nel giardino, si affrettò sull'erba e si avvicinò al bambino. E quando gli fu vicino, si fece rosso di collera e disse: «Chi ha osato ferirti?» Perché il bambino aveva il segno di due chiodi sul palmo delle mani e dei piedi. «Chi ha osato ferirti?» esclamò il gigante. «Dimmelo e io prenderò la mia grossa spada e la ammazzerò!» «No, no», rispose il bambino. «Queste sono soltanto le ferite dell'amore.» «Chi sei?» chiese il gigante. E uno strano stupore si impadronì di lui e si inginocchiò dinanzi al bambino. Il bambino gli sorrise e disse: «Un giorno mi lasciasti giocare nel tuo giardino. Oggi verrei a giocare nel mio giardino, che è il paradiso.» Quando nel pomeriggio i fanciulli entrarono di corsa nel giardino, ai piedi dell'albero trovarono il corpo del gigante, tutto coperto di fiori candidi. A volte anche noi siamo giganti egoisti. Non diamo pane, anzi, togliamo pane, libertà e dignità a chi già non ne ha. A volte lo fanno altri al posto nostro, per garantire il nostro benessere, e noi ci giriamo dall'altra parte. Sentite cosa ci canterà tra poco questo nostro amico venuto dal Congo. Ascoltiamolo. Liberateur. Grazie. Musikie habari nandio nadisia na wakati ule wa zamani mababu zetu waliteswa walipikwa fimbo wakilia waliona tabu kweli bila hata uhuru kusema neno moja. Walifanya kazi na hawakuweza sema hata neno moja. Walipigwa fimbo siku na mchana wakifanya kazi kama watumishi. Walilie na sauti ngumu wakiomba msaada. Dunia nzima ilikata kusikia sauti yao. Machozi yao yanaweza jaza bahari zote za dunia nzima.
sua sana. Wali begwa America, ili wafanye kazi kama watumishi. Dal Congo con Mababu Zetu abbiamo ascoltato Liberateur. Grazie ragazzi di essere stati con noi, grazie. Mamma mia, che storie straordinarie qui a Jubil Music, vero? Sì, è straordinaria è stata anche l'interpretazione della fiaba letta da Fabrizio Giacomazzi. Io di lei ho tutte le canzoni sull'MP3. È una grandissima e importante artista cattolica americana, cantante, compositrice, produttrice ed insegnante di college. Con You Gotta Move. Dagli Stati Uniti, Vollimar Jensen! Oh, you gotta move. You may be high, you may be low, you may be down, no place to go. But when the Lord gets ready, you're gonna move. Gotta move, gotta move, gotta move, gotta move. You may be rich, rich. You may be poor, you may be poor. You may be young, young. You may be old, maybe old. 'Cause when the Lord be shod with the gospel of peace. Let the love of God fulfill your every need. Go on and have that joy, the kind that's never been told. Let the Spirit of God burn hot in your soul. In God we live, in God we move, in God we have our being. You gotta move. Yes, you got to move. 'Cause when the Lord gets ready, gotta move. Tutti, in piedi, in piedi, in piedi, in piedi. Batte le mani, batte le mani. Poor, you may be young, young. You may be old, but when the Lord, when the Lord gets ready, you gotta move. Gotta move, gotta move, gotta move. To go. No place to go. But when the Lord, when the Lord gets ready, gets ready, gotta move, gotta move, gotta move, gotta move, gotta move, 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 move. Ci sono, you got the move, you got the move. Energia spura. Ragazzi, ha fatto ballare tutti, tutti, dalle personalità più personalità fino agli ultimi in fondo alla fila e a tutti noi dietro le quinte. Che energia, Jubil Music 2012, facciamoci sentire, dai! Andiamo avanti. Se no vado avanti tutta la sera. Ok, fatto, se no continui. Allora, andiamo avanti. La diocesi di Ventimiglia Sanremo sta rispondendo con Jubil Music alla vocazione musicale del suo territorio. Sì, perché musica e Sanremo sono un binomio scindibile.
Poco fa abbiamo detto del grande incontro con i ragazzi delle scuole elementari e medie, ma dobbiamo dire anche che Jubil Music ha promosso numerose altre iniziative. Il meeting per i giovani delle scuole superiori, la veglia di preghiera presieduta dal Vescovo, una rassegna di cori in giro per la città e un incontro di catechesi. Sempre con il tutto esaurito e molte persone che purtroppo non sono potute entrare. Anche per la catechesi eravamo tantissimi e per l'occasione diamo la linea nel parterre dove c'è Enrico Selleri. Vai Enrico! Eccoci, siamo nelle parterre perché stiamo per incontrare e salutare quello che è stato il vescovo catechista della nostra catechesi appunto oggi pomeriggio. Facciamo un bel applauso a Monsignor Luciano Pacomio, vescovo di Mondovì, che invitiamo per un saluto e anche per rispondere a una piccola ma doverosa domanda. Intanto buonasera e bentrovato e grazie per aver accettato il nostro invito. Ma allora, che cos'è, anzi chi è questo pane quotidiano? È il desiderio che abbiamo del cuore di dar senso alla nostra vita. È il cammino che facciamo tutti guardandoci attorno e intercettando la più profonda identità di noi, il nostro io. Ma per vivere, desideri, ricerca, guardarci bene attorno e dentro, dobbiamo accettare che ci sia qualcuno al di fuori di noi che si propone come un dono, e come dono è pane di ogni giorno ed è progetto per la vita di chiunque di noi in ogni età. Grazie, Monsignor Luciano Pacomio, grazie per essere stato con noi